famiglia. Io sono Massimo Giuliani e come in altre occasioni faccio gli onori di casa per accogliere gli ospiti di questa sera, che sono gli autori di questo libro che si chiama La resilienza tra rischio ed opportunità, sottotitolo Un approccio alla cura orientato alla resilienza. Gli autori sono Salvo Bonfiglio dalla destra, Roberta Renati e Pietro Farneti, che oggi ci parlano di questo volume di fortissimo interesse sistemico, perché, come ci spiegheranno meglio, si tratta di un testo molto pragmatico, molto orientato all'operatività, ma che ha delle premesse teoriche ed epistemologiche molto solide e molto apparentate con le nostre, insomma, con la terapia sistemica. Il libro esce per l'editrice Alpes, della quale abbiamo già parlato in alcune occasioni, e ve lo ricordo, si chiama La resilienza tra rischio e opportunità. Io lascio volentieri la parola agli autori, ci illustreranno un po' questo lavoro, poi avremo modo di dialogare. Bene, grazie. Il libro di per sé, al di là dei contenuti che magari vedremo meglio poi durante questa discussione, nasce con un incontro mio, di Pietro e di Roberta, con un'idea che ci viene proposta da Pietro e che nessuno meglio di Pietro sicuramente è in grado di spiegare, per cui lascerei la parola a lui perché raccontare la genesi di questa cosa. Io premetto, sono un comune cittadino, non ho nessun titolo, se non da sempre una destino ad aiutare tutte le persone che incontro. La genesi di questa cosa nasce perché alcuni anni fa mio cognato, che è un semi-ingegnetto che fa varie cose, oltre che suonare il sax, aggiustare strumenti antichi, insegnare musica e scrivere libri sul sax, essere il direttore di un coro gospel che ha preso dei premi nazionali, insomma, si occupa di resilienza, cioè lui si era appassionato a questa caratteristica che hanno i materiali di resistere all'usura, perché tra i suoi hobby, che sono moltissimi, c'è quello di costruire CEMP. Le CEMP sono delle jeep dell'epoca della guerra. Lui raccoglie i pezzi in tutto il mondo e insieme a suo papà e suo fratello ricostruiscono la macchina e poi vanno a fare le gite per le valli piacentine, e quindi aveva un problema comunque di materiali che devono resistere. Si era interessato rispetto alla questione della resilienza dei materiali e ha deciso a un certo punto di mettere in piedi un'azienda di criogenia. Ne esistono solo due che io sappia in Europa, e ce n'è qualcuno negli Stati Uniti. Sostanzialmente, che cosa fanno? È un enorme container nel quale c'è dentro un enorme frigorifero, e i materiali vengono trattati a temperature molto fredde. È una cosa assolutamente innovativa ed aumenta, si è visto, la capacità di usura dei materiali del 30%. Ha fatto anche vari esperimenti, comunque tendenzialmente utensili, pezzi di automobili, le gomme. Ai tempi sperimentammo una serie di cose anche su materiali un po' strani, tipo i collan, le calze di mia sorella, cioè delle cose anche bucate, perché una cosa che ci colpiva è che sostanzialmente questa capacità di resistenza all'usura appartiene a tutta la materia, quindi anche all'uomo. E a quel punto lì è partito tutto un ragionamento, ma come dico io, una super cazza con scappellamento a destra e a sinistra, a dire: ma è possibile, se questa cosa c'è in natura, vuoi che non ce l'abbia l'uomo, vuoi che non ci sia, ma proviamo. E allora sono andato dai miei amici scienziati e gli ho detto: scusate, ma è possibile che... Allora, io avevo lavorato tanto nell'ambito comunque dell'AIDS o di certi tipi di malattie, e mi aveva sempre colpito come mai qualcuno si usurava prima e qualcuno si usurava dopo. E quindi comunque no,
la scienza sempre di più dice che ciascuno di noi è unico, allora da questo punto di vista, anche in questo senso, probabilmente c'è un'unicità. E quindi gli ho chiesto di approfondire questo tema e di vedere se c'erano delle ricerche fatte nel mondo rispetto alla capacità di resilienza dell'uomo, che evidentemente c'è. Dopo ho scoperto che c'è, prima non lo sapevo. Quindi nasce da questa curiosità, e ai tempi dissi: ma se esiste questa cosa, pensiamo a fare delle strutture che per l'uomo facciano la stessa cosa che fa il frigorifero per i materiali, cioè un programma di crionizzazione sostanzialmente. Questa è la fantasia ormai 10 anni fa. Il programma di crionizzazione, in qualche modo l'abbiamo messo giù, cercando da una parte una cospicua e consistente letteratura sulla resilienza. In particolare Pietro ci chiese di cominciare a lavorare con le dipendenze, con le tossicodipendenze, le polidipendenze, e di occuparci insieme a lui, e partendo anche dalla sua esperienza, perché per quanto è un comune cittadino, come lui stesso dice, ma una grossa esperienza nel campo delle dipendenze, un'esperienza pratica, una competenza vera e propria, e sicuramente senza il suo aiuto non avremmo neanche mai potuto immaginare di poter strutturare un programma fattivo, cioè un programma da applicare effettivamente con le persone. Ecco, scusate, a questo proposito, qual è il contesto nel quale questa esperienza è stata condotta e che ruolo vede in questo contesto? Il contesto è quello comunitario e dei servizi ambulatoriali o diurni con utenza di polidipendenza, che va dalla tossicodipendenza anche dalla dipendenza da gioco d'azzardo e altre forme di dipendenza. È orientato sia all'intervento con utenti, con i singoli, con gli individui, ma anche con le famiglie, e poi, come anche sottolineiamo molto sul modo, con il nostro modello, ed è molto citato sul libro, un intervento che prende il contesto. Se vogliamo crionizzare, come dice Pietro, dobbiamo rendere un contesto resiliente, altrimenti quello che se fa da contenitore, quello che contiene non è facile da... Sì. Per dare due dati, noi abbiamo oggi 57 posti letto di ricovero per le dipendenze patologiche e 3 ambulatori, per intenderci praticamente dei CERT, che in Lombardia sono possibili, gestiti dal privato accreditato, e abbiamo in cura mensilmente 560 persone, insomma, quindi un sistema articolato. Ecco. Articolato e costruito negli anni con l'esperienza e con l'apporto della letteratura, perché fondamentalmente siamo partiti da dati sperimentali, cioè da dati, da ricerche, da risultati di ricerche e dalla teoria. Come tu stesso hai accennato all'inizio, è molto forte l'impianto sistemico, che poi naturalmente il cui grosso contributo è stato dato da Roberta, naturalmente è molto forte, perché crediamo che se vogliamo lavorare in un contesto in cui l'utente è inserito in un contesto familiare, che è una risorsa ma non sempre, è anche un rischio, in un contesto comunitario e sociale non possiamo far passare in secondo piano, o comunque considerare secondario il contesto, il sistema all'interno del quale lavoriamo, anche la struttura stessa, gli operatori stessi sono il sistema che noi a modo nostro cerchiamo di mantenere con degli interventi ben precisi, mantenere resiliente. È proprio il contesto, no? Il lavoro che facciamo sul contesto e sugli operatori che lavorano con l'utenza. Prima di tutto è l'operatore che deve funzionare in qualche modo in modo resiliente, deve avere una postura di accettazione dell'altro, direi quasi incondizionata. Obiettivo del programma di lavoro, del metodo di lavoro che applichiamo, è proprio quello di, per dirla come direbbe von Foerster, di ampliare il ventaglio delle possibilità del soggetto, no? E di permettere al soggetto stesso di prendersi la responsabilità del percorso. In qualche modo l'imperativo etico di von Foerster viene portato avanti in modo molto forte da noi rispetto al programma di intervento.
tanto che è proprio l'utente stesso, l'ospite della comunità, a costruirsi il programma insieme all'operatore. È lui stesso ad individuare, attraverso uno strumento che si chiama programma terapeutico resiliente, i fattori di stress e le prescrizioni da attuare per cercare di alleviare i momenti stressogeni, insomma, per riuscire a superarli. Quindi non è qualcosa che viene da fuori, dall'esterno, dall'operatore, ma qualcosa che cerchiamo di far nascere nel soggetto stesso. Quindi c'è una forte idea di responsabilità e di libertà del soggetto stesso dentro il lavoro, quindi un lavoro assolutamente non prescrittivo in qualche modo. Rispondiamo alla sua domanda che vi diceva: voi che ruolo avete? Ah. Vabbè, io sono l'amministratore delegato di tutta questa roba qui. E il tuo? No. Responsabile della nuova unità per la famiglia, che sarà un servizio trasversale a tutti i servizi che sono dentro il grosso contenitore dell'impresa sociale, perché crediamo fortemente che il lavoro sulla famiglia sia fondamentale nelle dipendenze, quindi ogni qualvolta l'utente arriva al servizio in comunità viene presa in carico anche la famiglia. E anche in questo caso, questa è una parte un pochino nuova che non c'è ancora nel libro, stiamo strutturando anche in questo caso un programma terapeutico resiliente familiare e quindi stiamo cercando di individuare delle nuove modalità di lavoro sulle famiglie proprio nell'ottica della resilienza e del potenziamento delle risorse che già ci sono nella famiglia. Perché l'idea è proprio quella di andare a lavorare non tanto sulla mancanza, su ciò che non c'è, ma su ciò che già c'è di buono, potenziarlo in modo che poi vi sia una sorta di effetto cascata rispetto a ciò che non funziona, una sorta di compensazione. Io ho un ruolo di consulente scientifico, ma fondamentalmente sono co-ideatore del modello, all'inizio con Pietro e poi con il supporto di Roberta, per cui al di là del ruolo che può essere quello orientato più sul versante legato alla ricerca o alla parte scientifica, il nostro è stato sempre un po' un sodalizio che ci ha permesso di pensare, riflettere sugli interventi, sulle modalità, su cosa funziona, capire dall'esperienza, costruire, strutturare, ristrutturare. Per cui è un ruolo che mi sento e non mi sento, nel senso che al di là di quello di cui poi mi posso occupare io, abbiamo sempre lavorato un po' vicini, spalla a spalla, perché tutto il contesto potesse crescere, potesse funzionare come secondo me dovrebbe funzionare, prendendo naturalmente sempre appunto da quello che dai feedback continui dei servizi. È un modello in movimento. Sì, voglio chiarire questa roba del contesto, perché secondo me bisogna dire i nomi delle cose, no? Allora, per contesto, la mia attenzione è che non sono preparato, ma che da sempre, fin da piccolino, raccattava gente in strada, le ospitava in casa. Quindi so perfettamente una cosa, ho imparato, che se uno non vuole è inutile ogni cosa. Quindi al massimo io quello che posso fare è offrirgli un'esperienza, quindi sostituisco la parola contesto con esperienza. In questa esperienza per me c'è tutto, cioè c'è dalla parte amministrativa, personale, contratti, cose, funzionamento, acquisti, eccetera, al tipo di operatore, al tipo di terapia fatta, al tempo con la quale è fatta, al luogo nel quale è fatta, all'arredo, cioè, non a caso io sono diplomato attore al piccolo teatro, quindi se penso a uno spettacolo non posso pensarlo senza pensare alle scenografie, il tipo di palcoscenico, la luce che c'è, i tempi che ci sono, eccetera. Quindi la parola contesto è invece per me sostituito in esperienza totale, completa, che riguarda chi lavora e chi usufruisce di questo prodotto, piuttosto che chi guarda, chi. Quindi in questo noi siamo piuttosto, nel senso che quando Salvo diceva noi misuriamo tutto, andiamo a misurare tutto, andiamo a misurare i tempi, abbiamo software,
tutto un sistema anche gestionale di misurazione del lavoro di ciascuno per restituire un dato di realtà. A me mi sembra, ho percepito io su questo, un dato di realtà, anche per restituire all'altro che se si affida a me, si affida, diciamo, all'offerta di aiuto che si dà, l'offerta è misurata e se tu ne hai usufruito possiamo insieme sbilanciarci su determinati possibili risultati, ma se non usufruisci. Quindi che questo sia sempre un richiamo a, in qualche modo, il dato reale di esperienza e di azione. Questa faccenda dell'esperienza la trovo interessante perché tra gli argomenti che ci toccano di più, insomma, tra gli argomenti su cui sentiamo più necessario riflettere in questo momento, no, dell'evoluzione del nostro pensiero, della nostra scuola, eccetera, c'è una questione che tanti anni fa era assolutamente fondamentale e che oggi però dobbiamo cercare di ricollocare in qualche modo, no? Cioè che la terapia fosse qualche cosa che aveva come obiettivo quello di eliminare il problema di una persona, no? Cioè che la terapia avesse come obiettivo e come senso l'eliminazione di un sintomo. Oggi troviamo più vicino alla nostra sensibilità a pensare che la terapia sia qualcosa come un'esperienza nuova dentro la quale succedono delle cose e se succedono delle cose buone anche il sintomo trova un'altra collocazione o perde senso, utilità, eccetera, eccetera. Non so se questo si incastra con le cose di cui state parlando voi e con la vostra esperienza. Assolutamente, rientro proprio in quello che stavo dicendo prima rispetto a lavorare su ciò che funziona, no? Non avere l'obiettivo di eliminare. Vabbè, quando si parla di dipendenza, portare il soggetto all'astinenza, sicuramente sì, non abbiamo l'obiettivo l'obiettivo della cura, non l'idea del guarire, sì. Sicuramente questo è giusto, sei d'accordo? Sì, perché vabbè, questo va con ragionamento rispetto alla patologia della quale ci occupiamo, perché è una patologia specifica. La dipendenza patologica comunque riconosciuta come una patologia cronica, su questo bisogna essere realisti, no? E quindi questo è uno degli aspetti per cui con tutti siamo molto, ormai ci sono dati scientifici eccetera, quindi rispetto al livello di gravità questo va restituito. Quando dici realisti? Realisti vuol dire dare dei dati, cioè se una persona arriva dopo 25 anni di utilizzo di sostanze, magari tanti tentativi di cure, rispetto alla prognosi non è che ce la si può non raccontare. Oltre a questo, una cosa sulla quale ci siamo stressati è tutta la testistica, dal punto di vista diagnostico, anche il fatto di utilizzare esami strumentali come risonanze magnetiche, piuttosto che adesso abbiamo altre cose sulle quali stiamo sperimentando. Però per esperienza, guarda, ti cito questo esempio. Io è la seconda volta che vengo qua e sono molto colpito dall'esperienza, perché arrivo e c'è sempre un portinaio molto tranquillo, è molto disponibile. Poi non so perché, forse c'è l'aria condizionata giù dove c'è l'ascensore, però è sempre molto fresco e raccato. Arrivi e c'è questa etichetta nera scritta in stampatello con scritto ascensore. Curioso. Entri dentro, c'è dove siete voi, c'è indicato secondo il centro di profumo. Sali, la porta è aperta, arrivi subito, è molto facile. Vai in bagno e dove c'è, fai pipì, allo sciacquone c'è tutto un disegnino che dice per aprire, per chiudere, eccetera. Allora, queste cose qui ti dicono, guarda, curiosi, questi hanno un'attenzione al particolare, poi l'ascensore non l'avrete scritto voi, c'è una cosa, però c'è un'attenzione al particolare per il quale uno, come dire, si trova dentro in un'esperienza. Ecco, questo intendo, capito? Magari è casuale. Però, insomma, io questa roba qui l'ho notata, penso che subliminalmente, magari qualcun altro, però ci sono queste cose qua e secondo me di queste bisogna aver cura. Un'esperienza, nel senso che tutte queste marche di contesto ti rendono meno difficile possibile orientarti e trovare un senso. Sì, questo. Sì. Mm-hmm. E comunque ciascuno poi può raccogliere le cose che, no, che ritiene, no? Per me dire guarda, sono attenti, guarda, e non sono, appunto, sono delle cose
che ti guidano, che ti orientano, non, sì, non fare, non sono. Parlavate del fatto che il programma di ciascuno è costruito insieme, sì, no? Insieme alla persona interessata. Allora, io so per esperienza, diciamo, che uno degli aspetti complessi o anche soltanto complicati del lavoro in comunità è il gestire tanti rapporti di cura insieme, quindi la necessità di trovare un minimo, non dico di standardizzazione, ma un contenitore condiviso, insomma. Quanto è difficile lavorare con ciascuno con un grado elevato, mi pare di capire, di condivisione del progetto, e se è stato difficile, come l'avete risolto? Una domandona, perché non si dovrebbe stare lì a vedere come si lavora quotidianamente. E nelle piccole relazioni con gli utenti che vanno operatore, operatore utente, utente responsabile del programma, responsabile del programma, cioè tutta quella complessa serie di relazioni che si muove all'interno del contesto, che può essere sia quello comunitario che quello anche dei servizi. La standardizzazione sicuramente per certi versi è necessaria, ma cerchiamo di renderla, cerchiamo di renderla vogliamo più resiliente possibile, o comunque considerarla come una sorta di limiti da dare all'interno del quale gli utenti e il contesto si muovono. Fondamentalmente quello che è standardizzato sono i livelli dell'intervento, che noi abbiamo distinto in orizzontale, verticale e trasversale. E quello trasversale fondamentalmente è quello di contesto, che a cui Pietro non piace molto la parola, ma comunque alla fine usiamo sempre termini diversi per dire la stessa cosa, che è quello, che è quello, piace, che è quello legato a tutto, dell'esperienza, li mettiamo insieme. A tutto quello che l'utente trova nel momento in cui entra in comunità, per cui trova la disponibilità dell'operatore, l'operatore formato, trova l'operatore che discute del caso in equipe, trova chi si occupa di fornire una batteria di test, di diagnosi, eccetera, eccetera. Trova più o meno direttamente i risultati di una condivisione sui casi, per cui se gli operatori in equipe condividono e parlano di un caso, fondamentalmente indirettamente ne viene favorito l'utenza, naturalmente. E poi, al di là di quello che appunto noi definiamo livello trasversale, c'è cioè un livello verticale e orizzontale, quello verticale che mira direttamente all'utente e quello orizzontale che mira all'utenza, all'utenza come gruppo, all'utenza come problematica che un tipo di utenza si porta dietro, quindi le problematiche della tossicodipendenza, il lavorare con sui fattori di rischio propri della tossicodipendenza. Oppure quello verticale è legato al caso, è centrato sul caso, per cui è centrato sulla persona che ha un nome, un cognome, ha un profilo resiliente che noi valutiamo all'inizio e che condiviso, ha un care manager, cioè una persona con cui condivide, che lo segue durante il percorso, con cui condivide il proprio profilo, il proprio programma, ma trova anche degli utenti, delle altre persone come lui con cui condivide il proprio programma, con cui discute continuamente il proprio programma, per cui gli strumenti vengono usati per direzionare e orientare, come dicevi anche prima tu, ma tutto è sempre in una rete di condivisione, di scambio e di interazione. Poi dico la mia su come l'abbiamo regolamentata questa roba qua. Secondo me è importantissima questa figura del care manager, che è una particolarità rispetto al fatto di affiancare un care manager all'utente. Questo è un aspetto importante secondo me del programma. Ogni ospite della comunità ha un educatore di riferimento specifico che viene assegnato anche in base alle caratteristiche dell'utente e dell'operatore stesso, quindi c'è una grossa attenzione anche in questa fase iniziale del percorso, e sarà poi il lavoro che viene fatto con il care manager a produrre il programma, il primo step del programma terapeutico, quindi attraverso lo scambio che viene fatto con il care manager.
Avete usato l'espressione profilo resiliente, ricorrente anche nel libro. Vi va di spiegarci di che si tratta? Si tratta di una batteria di test che nasce sulla base di quello che la letteratura considera fattori protettivi, individuali fondamentalmente, ma anche come una persona è in grado di utilizzare quelli sociali o quelli familiari, per cui da un profilo individuale, da un test, noi stiliamo un profilo fatto di fatto fondamentalmente di tratti di personalità che sono considerati fattori protettivi e anche delle sue capacità di utilizzare altre risorse, competenze sociali, risorse familiari. Questo perché ci dà un quadro appunto del profilo della persona e sulla base di quel profilo la persona, l'utente, utilizza quelle che sono i suoi tratti migliori per lavorare, per fare il proprio programma e lavorare con il proprio programma. Lo sappiamo dalla letteratura che lo stress è fondamentale soprattutto di fronte a situazioni di rischio o di fronte alle difficoltà, le conseguenze dello stress come conseguenza di fronte a certe difficoltà o situazioni traumatiche, eccetera, è fondamentale. Ed è fondamentale come si affrontano le condizioni di stress, cioè con le strategie di coping. Partiamo dal presupposto che la dipendenza, per cui per ora molto strutturato sulla dipendenza, la dipendenza è una forma disfunzionale di coping, cioè la maniera che la maggior parte delle persone trovano per automedicarsi, tra virgolette, come anche in molta parte della letteratura viene definito. E l'automedicamento, che però fondamentalmente è disfunzionale perché non è costruttivo, non è positivo, né propositivo, lavorando per cambiare, per far leva su questa capacità, facendo diventare il comportamento, aiutando l'utente o la persona a utilizzare strategie di coping funzionali o adattive, partiamo dal profilo resiliente per aiutarlo di fronte a situazioni di stress a lavorare e a reagire in modo più adattivo e non in modo disadattivo, come può essere una strategia di coping disadattiva, fra cui anche l'uso di sostanze. Quindi il profilo resiliente ci aiuta per partire, per avere un'idea generale, per aiutare la persona più nel particolare a usare le proprie risorse per far fronte in modo più adattivo alle situazioni, alle difficoltà, alle condizioni di stress alle quali solitamente risponde con l'uso di sostanze, con la dipendenza. Sì, per tornare indietro e agganciarmi a questo rispetto alla questione di come appunto è difficile in comunità, che tutti seguono, gli operatori eccetera, va detto che noi abbiamo fatto degli strumenti stringenti, cioè abbiamo definito gli operatori che lavorano in quale ruolo sono. Abbiamo fatto un mansionario, il quale mansionario ha degli output e degli indicatori di questo output rispetto a tutto quello che fanno. Abbiamo definito che il colloquio non può durare un tot, deve avere quei temi, quegli argomenti strettamente. Cioè abbiamo chiuso tutte queste cose, il care manager, eccetera, eccetera, comunque in un sistema di azione. Cioè si fa così, se non fai così, vai da un'altra parte. Cioè, la questione è che il contenuto del sapere che ciascuno ha e poi le sue modalità devono stare dentro in una articolazione di quella prestazione fatta in quel modo lì, punto. Cioè questo ci garantisce che tutti lavorino in quel modo lì, poi naturalmente con le differenze individuali. Questo prendo sempre a metafora l'arte, cioè tu non puoi essere, se sei anche molto creativo, ma se non hai una disciplina data da una tecnica che ti dà il confine nella quale esprimerla, poco artista sarai molto espressivo ma poco artista, e dello stesso tipo di impianto. Quindi questo è, e se gli operatori, tutto è tracciato, tutto è scritto, ogni cosa è scritta secondo un certo format e ci devono essere scritte secondo quel format quegli interventi lì, cioè che cosa mi ha portato l'utente, che cosa io ho fatto, con quale prescrizione alla fine sono uscito.
Anche la questione del profilo viene proposto di lavorare all'utente rispetto al profilo che lui ha secondo uno schema, ed è quello che ti fa fare esperienza di ragionare rispetto a te. Cioè, questo è molto stringente. Quello che dici mi fa venire in mente il binomio bezzoniano rigore e immaginazione, no? E mi vengono due domande da farvi, siccome sono collegate, siccome è un binomio inscindibile in un certo senso, ve le faccio tutte e due, poi scegliete voi in che ordine. Allora, sul fronte del rigore, quello che dicevi circa la forma del modello, che è così, no? Mi fa pensare al fatto che in questo libro trovo uno sforzo molto interessante sul piano terminologico, cioè uno sforzo di dare un nome alle cose che fate, alle tecniche, ai passaggi, eccetera, e trovo che sia interessante, nel senso che, come diceva Carl Thomas quando faceva il suo lavoro sulle domande in terapia, diceva, guardate, non è tanto per verificare, è che se diamo un nome alle cose sappiamo di averle nella cassetta degli attrezzi, insomma, e sappiamo utilizzarle. Sappiamo anche cosa non possiamo fare se diamo un nome. Se gli diamo un nome le definiamo e quindi, come dire, sappiamo fin dove arrivano, sì, indubbiamente. Cosa possiamo rimandare? Ma questo sforzo terminologico mi fa pensare, mi fa immaginare voi mentre scrivete e vi immagino, come dire, lavorare con la consapevolezza che state facendo qualche cosa di nuovo e che siccome non esiste ancora bisogna anche di nomi, insomma, no? Quindi ecco, poi di fatto sono partito dal rigore ma ho tracimato nell'immaginazione. E quindi ecco, volevo intanto farvi una domanda che non è una domanda, però volevo buttarvi lì qualcosa su questo che io ho chiamato sforzo di come, impegno terminologico, insomma. Sul versante dell'immaginazione invece ho sentito Pietro fare riferimenti alle arti cosiddette performative, insomma, so che sei danzaterapista e volevo capire in che modo questa tua competenza, sei attore, dicevi, in che modo questa tua competenza rientra o influenza o dà forma a questo lavoro. Scegliete voi l'ordine delle domande. No, io dico soltanto che sui termini sono molto severo sempre con gli scienziati e i nostri. Due cose dico sempre, le parole sono pietre. Sempre, quindi costruiscono o demoliscono. Quindi la parola, questo dicono sempre da qualcuno che ha studiato evidentemente il teatro, quindi la parola definisce. E poi l'altra cosa che dico sempre, noi siamo le parole che diciamo. Questi sono sempre i due moti per cui mi ferocisco sempre con... mi ricordo all'inizio, no, in comunità, i ragazzi. E i ragazzi chi? Cioè, alcune parole che a un certo punto sono state bandite, perché non puoi chiamare degli adulti ragazzi, non puoi chiamare quelli, i genitori, non puoi, cioè, quindi su questo, al di là del libro, poi lascio a loro due, cioè, è una cosa sulla quale siamo proprio attenti, no? Quello di usare le parole che crediamo più adatte. Io so se sono giuste, però almeno che crediamo più adatte. Non so se volete dire qualcosa rispetto alla terminologia. Ma cioè, io mi viene in mente che all'interno delle attività, soprattutto a livello orizzontale, ci sono tutta una serie di attività che hanno molto a che fare con l'aspetto estetico, nel senso che c'è arte terapia, danza terapia, bioenergetica, sì, che è un po' meno rispetto a quello, però canto, voce, quindi ci sono tutte psicodramma, ci sono tutta una serie di attività, sociodramma dipendente, ci sono tutta una serie di attività che hanno una forte connotazione artistica e che vanno a lavorare sull'aspetto più dell'immaginazione e del simbolico. E queste rientrano in quello che diceva prima Pietro, che è un programma molto strutturato, cioè tutti gli utenti fanno quelle attività, almeno per la prima fase del lavoro, nel senso che le comunità funzionano a cicli trimestrali e durante il primo ciclo il programma è molto standardizzato, ma se un utente chiede un ciclo successivo, il programma viene sempre più calato
rispetto alle nuove esigenze dell'utente e in qualche modo alcuni elementi che c'erano prima possono essere eliminati. Però ecco, c'è una grossa attenzione. Secondo me qua all'aspetto. Conviene descriverlo bene, perché che sforzo abbiamo fatto? Allora, una persona sta 3 mesi. 3 mesi corrispondono a un numero di ore. Queste ore le abbiamo divise per tutte le cose che queste persone fanno e vivono lì, quindi compresa la notte, mangiare, il tempo libero, eccetera, che danno in 3 mesi un tot di ore, divise per un tot, diciamo, di prestazioni. Dopodiché, quello che succedeva, che mi accorgevo che succedeva, che andavano in equipe, decidevano le cose, non si capiva più qual era il programma delle persone. Allora, io ho un programma standard e una persona entra, dovrebbe fare in quelle ore quelle cose. A un certo punto può essere deciso che faccia delle cose diverse, cambia le ore che sono dedicate e quindi per ogni prestazione cambiano le ore. Quindi abbiamo diviso queste ore in ore standard, ore soggettive, ore personalizzate. Non contenti, perché questo, voglio dire, uno dice, ah va bene, dormire conta 10 ore, ha un peso grandissimo sempre nel ciclo di cura. Quindi abbiamo aggiunto una colonna che dice, date le ore del programma, poi l'equipe mette un peso a queste ore per definire quali sono le cose più strategiche secondo loro che si aspettano rispetto a una persona. In questo modo qui abbiamo cominciato ad avere dei programmi definiti. Cioè, si sa e tutti sappiamo che se abbiamo fatto la scelta che Massimo faccia body jumping, per esempio, e riteniamo che sia importante, siamo tutti attenti che lui ci vada, che queste condizioni vengano create perché lui faccia questa cosa, perché ha un peso molto significativo rispetto ad altre. Se non dorme, non è tanto importante. In questo senso qui, no? Rispetto ai cicli, cioè anche lì non è una cosa, è una cosa che dobbiamo andare a misurare e che in qualsiasi momento noi ragioniamo, lo diciamo sempre, no? Non per leadership carismatiche, ma professionali, dobbiamo essere tutti dei leader professionali, da un momento all'altro possiamo sparire, non esserci più, arrivare un altro e deve trovarsi in mano una cosa che deve poter portare avanti. Questo è e il nostro sforzo di costruire un sistema anche aziendale che funzioni così. Noi abbiamo, come nelle aziende, la macro equipe di tutti i referenti, con gli ordini del giorno, tutti stabiliti. Le equipe sono fatte come un consiglio di amministrazione. Si approva l'ordine del giorno, si verifica le cose che sono state fatte, se non sono state fatte, chi non le ha fatte, eccetera, e si passa al nuovo ordine del giorno. Cioè, quindi, con questa modalità qua. Diciamo, c'è un forte rigore. Questi aspetti metodologici di lavoro che ci consente poi una grande immaginazione, nel senso che appunto questo ci consente, nel libro ci sono un sacco di strumenti che noi abbiamo messo lì, di strumenti pratici per la misurazione, la gestione e anche l'inserimento dei contenuti. Quando all'inizio dicevo un libro molto pragmatico e molto rivolto all'applicazione, penso che nel frattempo si sia capito che cosa intendevo. E intanto vi ricordo che stiamo parlando di questo volume, si chiama La resilienza tra rischio e opportunità, sottotitolo Un approccio alla cura orientato alla resilienza. Ne stiamo parlando con gli autori, che sono Salvo Bonfiglio, Roberta Renati e Pietro Farneti. Dicevo appunto, fortemente rivolto all'applicazione, ma con delle basi teoriche ed epistemologiche anche come dire, orgogliosamente mostrate, insomma, e molto solide. Visto che siamo al centro milanese, vi chiederei anche di dirci almeno alcuni degli autori dai quali siete stati ispirati e che tipo di contributo vi hanno portato. Personalmente Milton Erickson, per la mia passione per lui, come per il suo approccio fondamentalmente, per la passione per l'ipnosi che ho imparato a fare, per la passione per gli aspetti legati alla comunicazione, e che quindi nascono dalla
dalla mia formazione e per la sua capacità di, insomma, di essere quello che tra virgolette viene definito un guaritore, ma alla fine cioè, non fa nient'altro che tirar fuori quello che gli altri hanno, e quello che noi vogliamo fare fondamentalmente è questo. Non è una presunzione, ma non pensiamo che sia la scoperta del secolo tirar fuori dagli altri quello che hanno. Noi lo facciamo partendo dal loro profilo resiliente, come dicevamo prima, partendo dagli strumenti che gli forniamo, ad esempio la roadmap. È uno strumento molto semplice. L'utente deve semplicemente, su una sorta di agenda, segnare gli appuntamenti che ha, ma non glieli segniamo noi, non lo fa l'operatore, lo fa lui, ma lui a chiedere al... a chiedere il colloquio al medico piuttosto che sapere quando deve fare certe attività piuttosto che altre, e se non lo fa è un segnale del fatto che lui non sta seguendo, non sta attirando, come dire, non sta, è un feedback a lui stesso del fatto che non sta lavorando, non sta seguendo un modello che noi gli proponiamo. E come diceva Pietro, se noi ti proponiamo questo modello e ti diciamo che funziona, secondo noi funziona perché i dati ce lo confermano, se ci stai, parte che molto probabilmente ne trarrai il giovamento. Se non ci stai, noi non possiamo fare altro. Fondamentalmente Erickson, per quello che ho letto, ho studiato, ho imparato anche da altri formatori, era così: io sono qui, diceva al paziente, se ci sei, se ti vai, io ci sono e ti aiuto, se non ti va non posso fare nient'altro, non posso farti niente. Questa è un po' la posizione, la postura, forse direste voi, non so, non sono così formato dal punto di vista sistemico familiare. Fondamentalmente è questo, no, l'atteggiamento. Milton Erickson, per quanto mi riguarda, è il padre spirituale, nel senso, per quanto mi riguarda, quello che ha ispirato me, ma che conoscono anche loro, che sto parlando di uno sconosciuto, lo conoscono anche meglio di me, sicuramente. Pietro, poi, meglio di tutti, fa finta di essere un cittadino comune, ma legge e studia più di chiunque altro. A queste cose sicuramente si aggancia tutto il lavoro sull'estetica bezzoniana. Bezzon è abbondantemente citato, no? Foerster, che abbiamo già citato prima, e c'è stata una grande attenzione anche a tutte le teorie del caos, del cambiamento, quindi Prigogin, teorie dei sistemi, poi il passaggio a Prigogin, proprio a quest'idea che non abbiamo tutto questo potere, insomma, sulle persone, no? Possiamo perturbare il sistema, poi sarà il sistema a decidere dove andare, sarà la persona a scegliere la sua strada, noi non sappiamo, è imprevedibile, no? Quello che succederà, e noi dobbiamo esserne consapevoli, non dobbiamo avere per la hubris in qualche modo di sapere cosa succederà, no? Diciamo, avete le idee molto chiare su che genere di perturbazioni va ad offrire al sistema, sì. Come dire, mantenete la più cristallina ingenuità rispetto a quello che il sistema ne farà, insomma. Esatto, la piena libertà, il tema della libertà è sicuramente la libertà anche la sì, questo sì, per me, infatti avevamo discusso se aprire il libro con un'introduzione sulla libertà, nel senso che io continuo a dirlo, per me è la parte fondamentale, nel senso salvaguardare la libertà individuale. Ora poi certamente la libertà individuale è salvaguardata nel momento in cui l'individuo può esercitare con coscienza la sua libertà. Quindi, in particolare trattando noi una patologia che è la patologia della schiavitù, è evidente qualche problema con la libertà, questo te lo dà. Però fortemente sempre questo. E la libertà individuale, e questa posizione è che io sono qui sempre, cioè può essere che non sia il momento questo per curarti, può essere che non sia il momento buono, può essere che, noi diciamo sempre, nelle nostre strutture le porte sono girevoli. E diciamo sempre agli utenti, noi siamo qua, l'unica cosa sulla quale possiamo mettere in discussione quello che stiamo facendo insieme è se noi ci accorgiamo che non ti muovi, cioè che non c'è movimento, magari anche piccolo, perché se non c'è movimento sei morto. Quindi io venendo a proposito della danza terapia, dal corpo, cioè
ci deve essere un movimento, se non c'è un movimento, indietro, avanti, non mi interessa la direzione, però un movimento, perché sennò sei morto, quello è veramente grave. Quindi, come dire, sono qua, sono a disposizione, è insieme quello che facciamo, è insieme, quindi non sono io e non sei tu, è insieme, può darsi che questo insieme in questo momento non funzioni, quindi... Quello che dicevate a proposito della volontà di fare questo percorso, no? Nel senso che lavora chi vuole, no? Da un certo punto di vista è una posizione anche fortemente pragmatica, nel senso che liberiamo spazio per chi invece ha più possibilità, più, come dire, più interesse e più possibilità di arrivare fino in fondo, sì. Ma in un certo senso è anche una posizione fortemente etica, nel senso che soprattutto in un campo in cui la libertà di curarsi o non curarsi non è una questione così scontata, no? Nel senso che quando si parla di dipendenze o di sintomi particolarmente severi che mettono così a rischio la salute fisica e la vita delle persone, c'è sempre qualche voce che magari vorrebbe degli strumenti più coercitivi, insomma, no? Quindi mi interessava molto questo aspetto, no? Che io ho definito etico, voi state parlando di libertà, insomma. E non so se avete da dire qualcosa al riguardo, da integrare quello che sto dicendo. Sì, volevo integrarlo nel senso che il volere, e qui uso sempre in termini artistici, si chiama desiderio, perché noi rischiamo il volere di misurarlo con la motivazione, che è un'altra delle parole bandite da me. Ma più come desiderio, quindi il volere è un desiderio, cioè lo desidero ma magari non riesco, come dire, a farlo perché la volontà non ce la fa, perché sennò sono malato. Quindi questo sempre sulle parole per chiarire, cioè chi vuole nel senso che chi desidera. E se io cambio e uso il desiderare, già sposto, cioè implico la ragione e il corpo, perché il desiderio è anche come dire, molto fisico, no? Ed è diverso dalla volontà, che tendenzialmente è molto razionale, poco fisica. Questo è un altro aspetto, no? di grande attenzione in questo senso qua. Ecco, volevo... E allora in questo senso la libertà. La libertà rispetto al tuo desiderio. Quindi non... Dopodiché... il rispettare la tua libertà è quella di dire io sono sempre qua, cioè ti aspetto, cioè non è che ma la misurazione di come questo tuo desiderio si possa compiere non è detta che sia adesso, non è detta che sia fra due giorni, tre, quattro, cinque, un mese, due mesi, in questo senso qui. Perfetto. Sì. Ci siamo, è forse un po' filosofico, però insomma. Penso che questa sia una parte di lavoro che, soprattutto quando si lavora con le famiglie di queste, degli ospiti, delle comunità, è un tema molto difficile da affrontare, perché i livelli di desiderio che si danno la famiglia e la persona che sta al servizio sono completamente differenti. E quindi c'è la grossa difficoltà è cercare di fare comunicare questi due mondi e trovare una narrazione comune, perché c'è uno scollamento molto forte nel desiderio, ma anche rispetto al tempo del desiderio, perché il tempo del desiderio della famiglia che tutto finisca tutto subito, no? E che sia una cura molto pragmatica, veloce, se è qui tra tre mesi uscirà e sarà un'altra persona. Ci sono delle aspettative con cui è molto bisogna fare i conti quando lavoriamo con loro e che sono da trattare in qualche modo. E questo mi rimanda a tutto il lavoro sul tempo che hanno condotto Luigi Bosco, esatto, e Paolo Bertrano nel libro del 93. Sono passati un po' di anni adesso. Chi potrebbe essere interessato a questo libro? Mi viene da pensare che è un libro che parla di un'esperienza molto specifica in un contesto
molto specifico, ma che contiene certamente delle cose che possono essere di ispirazione al terapeuta o al professionista della cura, anche al di fuori di un ambito così connotato. Che ne pensate? Di per sé il libro, anche se ne abbiamo parlato poco, poi sulla storia della definizione siamo andati un po' lateralmente, ha anche una parte che cerca di dare una definizione della resilienza, che cerca di mettere dei paletti veri e propri. Per cui c'è una parte di raccolta anche della letteratura che dà un quadro chiaro di cosa è la resilienza. Giusto perché una volta io ho un convegno da uditore di psicologia, chi faceva il talk al convegno disse: a voi psicologi piacciono le definizioni, quindi cominciò a dare una sorta di definizione con un'infinità di... Ed è vero, fondamentalmente a noi piacciono le definizioni. E il primo capitolo tende anche a cercare di vedere come la lettera, perché poi alla fine il problema della definizione è che non sfoci in opinione o di una discussione, ma che sia qualcosa che possa essere definito, che sia stato misurato con i limiti delle misurazioni, che sia stato misurato anche con dei percorsi di ricerca, ad esempio, con delle ricerche, ad esempio. Per cui partiamo da una letteratura scientifica ben precisa per capire di cosa stiamo parlando quando parliamo di resilienza. Per cui può essere interessato, secondo me, chi è interessato alla resilienza, chi vuole lavorare in contesti in cui vuole applicare la resilienza in qualche modo, come una nuova prospettiva che va di moda adesso, che va in voga, possiamo dire quello che vogliamo, ma che ha anche un costrutto da una parte abbastanza solido e poi molto aperta, cioè ancora in questo momento, anche se ci sono delle buone risultati anche dal punto di vista scientifico, c'è molta apertura sull'applicabilità, sui contesti di interesse legati alla resilienza. Noi ci siamo occupati di dipendenze, ma il modello ha all'inizio lo definivamo addirittura un metamodello, nel senso che ci siamo focalizzati su quello, ma nessuno ci dice che domani, se vogliamo interessarci di un altro tipo di problematica, non possiamo utilizzare gli stessi principi, le stesse basi da applicare su un'altra problematica e declinare degli strumenti di intervento. Per cui è aperto a qualunque tipo di interpretazione, ma non interpretazione nel senso che può essere interpretato in vari modi, ma di interpretazione nel senso che può essere applicato e rivisto su più ambiti. In qualche modo una reinterpretazione, no? Sì. Anche in questo senso, no? Cioè, c'è una sorta di libertà che lasciamo al lettore, no? Di reinterpretarci. Infatti, e diventare in qualche modo creativi. Quello che mi colpisce è che il libro ha una scansione, se vogliamo dire così, molto netta, no? Tra la parte teorica e anche di rassegna della letteratura e la parte applicativa, che è il resoconto della vostra esperienza particolare, e in qualche modo questa scansione lo rende quasi di fronte, nel senso che uno che fosse interessato all'applicazione in comunità potrebbe leggerlo punteggiandolo, come dire, dando una centralità alla seconda parte, prendendo la prima come introduttiva, o chi fosse interessato alla terapia in un ambito più vasto potrebbe prenderlo per la prima parte, prendendo la seconda come un esempio esplicativo. Sì, esattamente così. E lo sforzo, secondo me, che abbiamo fatto rispetto a tutti i testi sulla resilienza che ci sono è proprio questa parte applicativa, perché in realtà i testi sulla resilienza, che parlano di resilienza, ce ne sono, anche in lingua italiana. Sì. Forse questo è il primo libro che parla di un'applicazione in termini di resilienza di ciò che è teorico, no? Sì. Anche per questo abbiamo scelto di fare questa divisione così netta. Un'applicazione in contesti, in contesto specifico. In un contesto fondamentalmente comunitario, perché sono anche testi di applicazione sul contesto clinico. Mm-hmm. Cito la Casula, ad esempio, il testo della Casula, l'ultimo testo della Casula, che in teoria è un'applicazione anche nell'ambito clinico individuale. Ci differenziamo nel senso di voler di aver voluto fare qualcosa che possa essere applicabile a un servizio vero e proprio. Il tipo di servizio noi non abbiamo strutturato così, non vuol dire che non si possa anche pensare a altri tipi di servizi. Tu hai citato Consuelo Casula e quello che volevo domandarvi adesso ha a che fare anche con lei, nel senso che questo è un libro a tre voci, innanzitutto, che nasce, si sente, da una collaborazione fra tre persone, esperienze differenti, eccetera, ma non solo, nel senso che poi
intreccia le vostre voci, quelle di Consuelo Casula, che firma la prefazione, e di Massimo Schinco, il nostro Massimo Schinco, il co-direttore del Centro Milanese, che firma la postfazione. Ecco, volevo domandarvi qualcosa anche a proposito di questo intreccio con queste altre due voci. Lei è bellissima, quindi come si può, si ci sta guardando. Lei è molto brava, poi io la conosco come mia formatrice, come mio supervisore per certi versi, anche Massimo io lo conosco come mio supervisore, per cui hanno un impianto ericksoniano, sistemico, familiare, non potevano non essere, come dire, gli angeli custodi, come dire, di questo nascituro, non poteva essere altrimenti, per quanto mi riguarda, ma penso di parlare anche per loro. Sì, poi con Massimo ci è capitato più volte in momenti conviviali di condividere, no, la creazione di questo libro, quindi lui ha seguito anche i vari passaggi, fa riferimento anche nella postfazione, alla vostra casa. Cosa, alla nostra casa, e rispetto alla postfazione di Massimo penso che sia doveroso, no, ringraziarlo per questo tocco musicale, mi viene da dire, no? Più estetico al lavoro, quindi ha dato voce a tutta quella parte dell'immaginario, dei sogni e del desiderio che teniamo tanto. Già. Volevo dire una cosa sul di fronte, nel senso che secondo me è molto importante quello che hai detto, nel senso che l'applicazione lì è per delle strutture specialistiche, riabilitative per alcol e poi dipendenti. Adesso, per esempio, per i nostri ambulatori stiamo facendo un'applicazione diversa, si chiama modello trifasico, cioè dire, sempre per quel rigore, per ogni servizio e per ogni cosa stiamo andando avanti a sviluppare quali sono diciamo gli strumenti di esperienza oppure che ci servono al contesto per quella cosa lì resiliente. Per non confondere le idee, ma non l'hai confuso assolutamente, ma per chiarire più di tanto. Certo. Sarebbe... cioè cambierebbe l'ultimo capitolo in questo caso, ma i presupposti, i principi, la filosofia è la stessa. È quello che Pietro ha attaccandosi, diciamo così, a me ha voluto dire. Cioè, il modello trifasico è per un servizio specifico con una struttura ben precisa, con delle esigenze, con dei bisogni che sono diversi da quelle della comunità, ma partiamo dagli stessi principi, cioè la resilienza è la base, le ispirazioni ericksoniane piuttosto che sistemiche sono bezzoniane, se vogliamo, sono le stesse. Io naturalmente auspico delle occasioni per conoscere anche il seguito di questo lavoro, mi auguro che continuerete a scriverne e ci farete sapere, e soprattutto non so se l'avete considerato, ma ve lo chiedo io, insomma, mi piacerebbe tanto poter conoscere un seguito dedicato proprio a questa grande attenzione al linguaggio e alle parole, no? Che è una cosa che in filigrana in qualche modo da questo libro si vede, ma ho capito che c'è dietro le quinte un lavoro molto approfondito, una sensibilità molto alta, insomma, alla questione. E trovo che sia una faccenda di cui non si parla mai abbastanza, no? Di quanta differenza possano fare le parole, no? E quindi un pensiero così attento dedicato a questo aspetto mi interessa molto e mi riguarda e lo sento significativo anche per una delle cose più importanti che facciamo in questo momento qui dentro, che è la formazione. Io vi ringrazio Salvo Bonfiglio, Roberta Renati e Pietro Farneti, con i quali abbiamo parlato del loro volume che si chiama La resilienza tra rischio e opportunità. Un lavoro del quale ci hanno detto ampiamente, un lavoro svolto in una comunità terapeutica per poliassuntori. Ci hanno detto molto, ma veramente il libro, per quanto sottile, è molto denso e c'è molto di più di quello che siamo riusciti a dire oggi, e quindi ve lo raccomando caldamente, pubblicato dall'editrice Alpes di Roma. Di Roma, sì. C'è la prefazione di Consuelo Casula, la postfazione di Massimo Schinco, ne abbiamo parlato stasera con gli autori qui al Centro Milanese, io li ringrazio. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci al prossimo appuntamento.